Di nuovo il più cordiale ben connessi giunge a tutti quanti voi da Roberto De Angelis. Il tempo non ci aiuta, non ci aiuta perché è da ieri, da venerdì 13 gennaio, che sta piovendo a più riprese. Vi dico che stanotte verso le 3, 3 e un quarto, passatemi il termine, qualche fiocchettazzo di neve sulla città si è visto ma non ha attaccato. Invece vi dico che in quel dell'area di Rocca Priora è neve. Io spero che non rimanga radicata nel terreno per giorni e giorni perché la neve si trasforma in ghiaccio con tutte poi le situazioni negative. Pensate se a Roma venisse la neve e attaccasse con l'attuale giunta, non lo so. Poi può darsi che tutto vada bene, per carità. Però c'è l'allerta meteo. Difatti, ieri questa è la Roma, non è potuta andare in onda perché eravamo chiaramente di operatività e professionale, chiaramente. E oggi invece siamo qui per parlare dell'ante Udinese Roma. Non è questa la Roma, è minuto 91. Minuto 91 ante Udinese Roma. Faremo una serie di interventi con tanti ospiti. Il primo, naturalmente, è il nostro caro amico Massimo Penso. Buon sabato mattina, Massimo! Ciao Roberto, buongiorno. Buongiorno, ben alzato, ti ho svegliato o eri già in piedi? No, ero già in piedi, Roberto, ero già in piedi, sono mattiniero io. Mattiniero, ma intorno 5-5 e mezzo oppure No, a troppo? volte anche alle 4, alle 3 e mezza, Aia! giro per casa, guardo i film, leggo il libro, mi riaddormento, poi mi risveglio, insomma, Ma la la mia signora. vita ormai è questa. La signora non dice nulla che alle 4 tu stai già in Ma no, piedi? anche alla signora ha gli stessi problemi miei, dormiamo poco la notte, lei poverina ha ancora gli strascichi di una brutta bronchite, qui la Purtroppo sì. tosse e il raffreddore non la fanno dormire, io mi sveglio insieme a lei, è tutto un macello, ma questa è la vecchiaia, Ma no, d'altronde è la vecchiaia dobbiamo fare. e anche il maltempo, Massimo. Perché allora, Soprattutto, soprattutto, sì. prima di partire in argomento, permettimi, con tutto il calore umano e l'affetto maggiore possibile, buon anno perché abbiamo passato le feste con la febbre, l'influenza e la bronchite. Insomma, almeno che quest'anno ci porti qualcosa di buono, di positivo, no? Per noi, per i nostri Speriamo. figli e per i Negli anni nostri si dice nipoti. così, però. Lo so, però ci si prova, no? Perché come dice Lucio Dalla, l'anno che sta arrivando fra un anno se ne andrà e io mi sto preparando e questa è la novità. Cioè, Certo, alla fin fine speriamo bene, dai, speriamo in un è buon sempre quello. 2017 per tutti quanti. Allora, veniamo all'argomento. Minuto 91esimo, di solito è raro sentire Massimo Penso in diretta sul minuto 91esimo, di solito abbiamo i suoi reportage giornalistici registrati sul WhatsApp che poi noi riproponiamo in radio. E sono WhatsApp molto apprezzati perché poi lì si infuoca, commenta, parla del giudice sportivo, dell'arbitro e ha perfettamente ragione. Questo lo aggiungo io come presentatore super partes, ha perfettamente ragione. Perché certe cose non vanno né su e né giù. Aggiungo solo io: a Roma abbiamo una curva spezzettata per motivi di sicurezza e incolumità. A Torino cantano contro i tifosi viola, contro le donne dei tifosi viola, contro i tifosi romanisti. Ma neanche una giornata di squalifica dello Juventus Stadium, due pesi e due misure, ma che stiamo facendo? Vabbè, stop, se no entriamo nelle polemiche. C'è Udinese-Roma, rinizia il girone di ritorno di Serie A. Abbiamo visto che in quel di Genova contro il Genova la Roma ha cambiato passo, ha cambiato mentalità. Io vorrei sapere da Massimo Penso se è un fuoco di paglia o se è una stupenda realtà, è uno stupendo futuro, insomma. No, io credo che la Roma in questo momento, poi è chiaro che questo non significa che le vincerà tutte, ma mi sembra che la Roma abbia preso una tendenza ormai ad affrontare le partite tutte con lo stesso piglio, con la stessa importanza, così ha fatto col Chievo, ha fatto con il Genoa l'altra settimana e farà sicuramente con l'Udinese. Poi dopo il risultato della partita è chiaro che il campo è quello che è. L'Udinese è una squadra tosta, una squadra, io ho visto il primo tempo contro l'Inter e l'Inter poteva aver preso tranquillamente 3 gol, poteva prendere. Poi ha trovato il pareggio in chiusura di tempo, al secondo tempo l'Udinese è un po' crollato e l'Inter ha vinto. Ma a me ha impressionato la velocità, la tecnica di alcuni giocatori e la potenza fisica di Zapata. Io sono molto preoccupato. Certo, preoccupato per quanto si può essere preoccupati per una partita di Beh, calcio. questo è fuori discussione, no, è chiaro. Certo che se la Roma affronta, come io credo, non ho dubbi in merito, affronti la partita come ha affrontato quella con il Genova,
e non lo so, possiamo anche sperare in un altro risultato buono, che è fondamentale, si dice sempre così, fondamentale, ma mai più che mai in questo momento. Perché se tu vuoi recuperare qualcosa alla Juventus devi approfittare di un momento in cui la Juventus non gioca a livelli stratosferici e poi avrà due partite, diciamo, sulla carta medio difficile, no? Perché con la Fiorentina a Firenze non è mai facile e poi la domenica dopo credo che ci sia Juventus-Lazio. Eh sì, è vero, è vero, è vero. Quindi, sai, tu potresti approfittare per rosicchiare qualche punto. Certo, non devi perdere battute, non devi fare battute a vuoto e devi preoccuparti soprattutto. Domani avremo squalificati sia Rudiger che De Rossi, che sono due assenze molto importanti. In diffida c'è Juan Jesus, un Juan Jesus che però è tornato almeno a essere lui, perché viene reimpiegato per quello che è il suo ruolo naturale, una difesa a tre, il centro sinistra della difesa giallorossa. E mi pare, dimmi se sto sbagliando, che tornino a quadrare i conti, cioè Manolas, Fazio e Juan Jesus, i tre di difesa, Bruno Perez ed Emerson, che mamma mia Spalletti ha trasformato letteralmente come cursori di fascia. Penso che questo ormai sia l'andamento della Roma, un 3-4-2-1 se non vado errato, un 3-4-3, un 3-4-1-2, insomma, però 3-4 è l'ossatura centrale della difesa e del nostro centrocampo. Ma sì, è quello che poi sembra strano, ma in tempi non sospetti tutti, io almeno sostenevo che con gli uomini che aveva la Roma, il modulo della Roma deve partire da un 3-5-2, 3-4-3-3, perché avendo 5 centrali in rosa dovevi per forza di cose fare i tre di dietro, no? E questa sta dimostrando che è la formazione più duttile, anche perché si può trasformare in un 5-3-2 nel momento in cui ti difendi. E poi hai 5 difensori di buon livello, no? Adesso lascia perdere che Vermaelen è sempre fortunato, che Rudiger si era rotto il legamento, ma a punti di partenza e via ne avevi 5 di centrali. Certo. E quindi è chiaro che quello era il modulo. E poi in effetti poi adesso quello che sta applicando Spalletti. Ma è tutta la squadra che è migliorata, sono tutti i giocatori che sono cresciuti di tono, di forma e purtroppo però dobbiamo sempre ogni domenica, ogni sabato, ogni volta che c'è la partita dobbiamo fare la conta dei giocatori e gli infortuni quest'anno alla Roma sembra proprio la sfortuna si è accanita contro la Roma e ogni volta c'è un dico adesso quello di Perotti e tu hai gli uomini contati. Sì, perché vedo che in panchina domani siederanno Sec, Tumminello, Frattesi, Soleri e Keba o Keba che dir si voglia, oltre Romagnoli, che non è il Romagnoli che sta al Milan, Alisson, Vermaelen e Totti, quindi tanti ragazzi che siederanno in panchina e saranno pronti ad essere utilizzati se le necessità lo imporranno, perché allora avevamo visto i tre di difesa che erano Manolas, Juan Jesus e Fazio, i due di esterna che erano Perez ed Emerson, i due di centrocampo che insieme a Nainggolan costruiranno lo studio del centrocampo saranno Strootman e il rientrante Paredes, speriamo bene. Nainggolan sarà alla fine trequartista dietro una punta e mezzo, cioè la punta la farà Zeko con El Shaarawy sulla fascia sinistra, scelte obbligate purtroppo carissimo Massimo, con un El Shaarawy che sta anche al di sotto delle sue possibilità. Sì, le scelte sono obbligate, però questo non deve essere un alibi per la Roma, perché la Roma, anche così com'è, se gioca da Roma vince, può vincere con l'Udinese, certo, ripeto, è una partita molto difficile, e queste prime due partite di campionato tra Genova e Udinese gli sono capitate veramente due squadre ostiche, per esempio calendario dal Napoli molto più semplice, Pescara e Sampdoria in casa, no? Ma questo purtroppo capita a tutti. Vabbè, ma Napoli-Sampdoria è stata indirizzata verso un risultato, sta sotto gli occhi di tutti. L'arbitro a dare un aiutino a un... Sì, ma io sono con te quando dici come fa Reina a presentarsi davanti alle telecamere e dice sì, ma ha toccato, ma ha straccionato, ma ha disarcionato. No, ma la pena c'è stato un... a livello di giustizia sportiva.
sportiva, come io già ho detto, no? Però non è successo niente. E non succede niente perché succede solo con la Roma. A Torino cantano i cori contro le donne dei tifosi della Fiorentina, oltre che contro i tifosi della Fiorentina, e nessuno è intervenuto. È tutto consentito. Un striscione nei confronti della mamma di Ciro Esposito, vengono chiuse le curve. Ecco, quindi questo, ecco. Questo purtroppo è il calcio, è il nostro paese, chiudiamo la crisi, non andremo a finire. No, difatti, poi essendo minuto 91esimo dobbiamo concentrarci certo. Sulla partita. Noi siamo abituati a questa, la Roma, con Massimo Pezzo abituati... si sente. Torniamo ai giocatori. El Shaarawy, ma che ha El Shaarawy che non va? Ma sai, secondo me è un ragazzo che ha bisogno di sentire la fiducia su di sé, perché quest'anno non che non abbia fiducia del mister, ma quest'anno gli preferisce i giocatori che gli fanno fare un altro tipo di gioco, quindi quando c'è Salah è chiaro che Salah è insostituibile, e dall'altra parte Spalletti preferisce Perotti, poi siccome sia Perotti che Shaarawy preferiscono giocare sulla fascia sinistra, è chiaro che diventa un problema quando tu ti manca quello sulla fascia destra, quindi ci devi adattare Perez, no? Perché sennò era, il gioco poteva essere Shaarawy e Perotti, ma se tu guardi bene anche a Torino, che è stata la partita più importante, non ha fatto giocare Shaarawy, ha messo Gerd. Sì. Quindi, ma non sarà che i giocatori che sono più per giocare a sinistra che a destra. Massimo, ma non sarà che Shaarawy si sentiva titolare dentro la sua testa e ha accettato di malgrado di essere invece riserva? Ma questo ci può stare, però non è concepibile in un professionista. Un professionista si deve far trovare appunto quando gioca. E io, a proposito di questo, vorrei spendere una parola per Juan Jesus, tanto bistrattato, tanto vituperato, eppure questo ragazzo, erano ormai qualche partita che non giocava, è entrato contro il Genoa, ha fatto una, e secondo me è stato uno dei migliori in campo assieme a Strootman. Speriamo che insomma sia così, anche perché essendo ritornato al suo ruolo naturale, caro Massimo, Juan Jesus è veramente sempre macchinoso, però umanamente, come diciamo in gergo, è una bestia, per superarlo ci vuole tanto. Ma sì, ma poi guarda che non è un giocatore proprio male, perché tecnicamente non è scarso, fisicamente e dal punto di vista della corsa ce l'ha, quindi ha tutti i requisiti per essere un buon centrale. Non dico un centrale di altissima qualità, ma uno che può fare la sua figura in un campionato come quello italiano, poi vicino in una squadra di un certo livello. Poi ormai Manolas e Fazio penso che non si cambiano più, a meno che salvo infortuni e squalifiche. Manolas e Fazio sembra che abbiano giocato insieme da una vita, invece si conoscono da poco. Sì, ma quella è la difesa, no? Manolas, Fazio e Rudiger quando c'è, quindi questi tre ormai. Poi avere, e se recupera per male, né? Avere come diciamo riserva Juan Jesus, se recupera male, insomma, è un bel vedere, non è brutto proprio. Chi secondo te inizierà a avere 5 centrali di questo livello? No, poche squadre. Nessuno ce l'ha, nessuno. Massimo. Il Napoli, è vero che sta vincendo a fatica, ha segnato tanto, ma prende pure un sacco di cose. Esatto, negli ultimi 2 minuti che ci rimangono, Massimo, è la Roma l'anti-Juventus o aspettiamo un attimo? Io aspetterei, nel senso che ci sono diverse squadre, specialmente il Napoli, un po' perché, ripeto, un po' gioca bene, un po' segna, un po' aiutato, un po' di fortuna, e quindi poi in effetti il Napoli non è una brutta squadra, veramente se recupera Milik, se recupera, e adesso c'è anche Paoletti, quindi io direi Roma e Napoli che possono essere, per quanto possibile, quanto la Juventus ti può concedere, essere dei rivali della Juventus, ma la Juventus va campionata a sé, a meno che non dobbiamo essere onesti, se la Juventus ha delle defaianze e tu ne approfitti bene, se no la Juventus va via da sola, fa un campionato a parte. Però noi, se manteniamo le nostre potenzialità, chiaramente possiamo essere la seconda squadra del campionato e andare a giocare la Coppa dei Campioni. Quello sicuramente, la Roma lotta per il secondo posto, è una seria candidata ad arrivare seconda, però poi voglio dire, il calcio basta un episodio, magari perde una partita, oppure ti si presenta un Torino-Napoli come l'altro anno con Ventura che mette in panchina tutti i giocatori più forti, perché evidentemente era più propenso da favorire il Napoli della Roma, perché non vedo il motivo per cui Esatto. Ha fatto Mihalovic non è di questo stampo, meno male. Ma Mihalovic non gli regala niente a me. Bravo, se non altro è un cane mastino che non regala nulla a nessuno, è vero. Non regala niente a nessuno, purtroppo ci sono qualche allenatore di questo tipo. È vero, Massimo, dobbiamo andare alla conclusione, allora
come te la senti a istinto Udinese-Roma in 10 secondi? Beh, io i pronostici, sai, non li domino mai, li sbaglio. Io quello che mi sento è, io spero, solo un augurio che mi faccio, spero che la Roma interpreti la partita come ha interpretato quella con il Genova. E saranno dolori per loro dell'Udinese. Esatto, vabbè, speriamo che sia così. Io per il momento ti mando un grande abbraccio. Non so se nel corso della giornata faremo un altro collegamento con te, adesso vedremo. Per il momento, buon fine settimana e sempre Forza Roma, quello sempre in assoluto. Sempre Roberto, sempre Forza Roma in assoluto. Ti rinnovo gli auguri di buon anno a te e famiglia e a tutti coloro che hanno la pazienza di ascoltarci. Esatto, e speriamo che la salute ci assista di più. Saluti, la salute. Esatto, la salute ci deve assistere di più da adesso in poi. Un grande abbraccio, Massimo, grazie. A te, Roberto, ciao. Ciao. Ringraziamento così al simpaticissimo Massimo Penzo. Prossimo collegamento tra breve. Rimanete con noi, grazie.